Davanti al cinema. Te dove sei? Vabbè. Va bene? Ciao a tutti da Crossing TV. Siamo appena stati a vedere il nuovo film di Tim Burton, Sweeney Todd, e ci sono state opinioni molto discordanti. Ora le andiamo a sentire. Ti è piaciuto il film? Sì, è stato carinissimo. Più che altro non lo metterei nel genere horror, ma un musical comico. Orrendo. Non mi è piaciuto per niente. Qual è stata la scena che ti è piaciuta di meno? Tutto il film. È stato disgustoso. Con tutto quel sangue. Il barbiere Benjamin Barker viene imprigionato per un crimine che non ha commesso. L'uomo però giura vendetta e, una volta tornato a Londra, assume l'identità di Sweeney Todd e, con l'aiuto di una cuoca, cerca tutte quelle persone che lo hanno fatto arrestare e... È stato molto bello, secondo me. Fatto bene, con vari spunti dell'età vittoriana. C'è un po' troppo spargimento di sangue, però rende bene l'idea di quella società. A me è piaciuto molto perché mi piace il genere di film che fa di solito Tim Burton, e Johnny Depp nel ruolo di Sweeney Todd mi ha ricordato molto Edward Mani di Forbice, con quella faccia bianca, i capelli tutti neri, così. La parte che mi è piaciuta di più è quando sgocciava la gola a tutti, però era comica. È vero. No, non mi è piaciuto per niente. No, è un orrore per me. Secondo te è un film romantico? Beh, sotto certi aspetti sì, è romantica in senso letterario, anche l'ambientazione, anche la scelta di appunto di farlo come musical. E poi sì, comunque sì, è una bella storia d'amore velata di ironia e di quel pizzico di sadismo che va sempre bene. Una scena molto bella è stata quella iniziale, che è cantata anche, e si riferiva a una poesia di Dickens, un poeta del vittorianesimo, che si chiama appunto Hard Time, la poesia. A me lo strumento che usava la cuoca per tritare la carne delle vittime di Sweeney Todd mi ha ricordato subito il video dei Pink Floyd, The Wall, nella parte che i bambini vanno nel tritacarne e ne escono appunto a brandelli. L'inquadratura era la stessa. Però devo dire che la scena più bella di tutte è stata questa quasi poetica pantomimia di un bacio con le gole tagliate a lui, di lui e di sua moglie, con il sangue, tutto coperto di sangue, era bellissimo. Io il sangue lo adoro, poi quindi... Il sangue mi è piaciuto di meno perché io ho paura di sangue. Beh, gli emofobici uscirebbero dal cinema direttamente e preferirebbero non definirlo. Io lo definisco geniale. Cosa ti aspettavi da questo film? Un po' di vita, non lo so. Un po' di gente che vive allegre, boh, non lo so, un cielo azzurro. C'è una scena in particolare che si vede il protagonista che è nella strada e praticamente tutti gli altri passano attorno a lui non guardandolo nemmeno, cioè come se non ci fosse. Diciamo, è il classico pazzo che viene esiliato dalla società e tutto. Dato che sei un musicista, che ne pensi della musica? La musica è geniale, perfetta. Cioè, hanno fatto un bel connubio tra recitazione e canto e musica, insomma. Ma quale musical? Musical sono allegri, sono vivi, pieni di vita. C'è musical e musical. Oddio, questo è musical orrendo, musical. No, non mi è piaciuto. Il marchingegno che ci è piaciuto di più è stato la sedia. Che genere di film vorresti andare a vedere la prossima volta? Comico, romantico, non... Certo. Era romantico, tranne questo. A spasso, vi saluta. Alla prossima puntata. Ciao. Yes.